La maggioranza è in crisi da 3 mesi a questa parte. La farsa è in atto da ormai quasi 100 giorni, con mancanza di numeri legali, abbandoni dell'aula, anche su pratiche insospettabili di basso rilievo. Quello che si è consumato oggi va oltre la farsa. Oggi si è consumata una vergogna. Oggi si doveva rendere cittadino benemerito Cesare Mulè e questo lo si stava facendo in assenza dei 2/3 del consiglio comunale, in assenza del sindaco. Ci si sta dividendo per acquisizioni e una corsa, diciamo, in vista delle prossime elezioni regionali e quindi per motivi di carattere, di carriera politica, quando sulla città c'è una spada di Damocle enorme, che è quella del possibile commissariamento, del possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose. Tutta la politica clientelare di questi ultimi 30 anni favorisce in maniera incredibile la possibilità di avvicinamento anche delle cosche e delle associazioni criminali, e questo non possiamo non portarlo in aula. Il numero legale è venuto meno perché il capogruppo del gruppo misto, dopo l'intervento, si è alzato e se n'è andato. Oggi bisogna fare un plauso a quei consiglieri della maggioranza che invece sono rimasti in aula in modo molto responsabile verso la città e verso le pratiche che c'erano in essere, come la pratica importante sulla cittadinanza benemerita a Cesare Mulè. Oggi si è manifestata quello che la rappresentanza plastica della frammentazione della maggioranza. La maggioranza è divisa in diversi tronconi, cioè è naturale, è fisiologico che nei periodi antecedenti delle elezioni, delle tornate elettorali, che ci siano questa fuga in avanti dai vari gruppi per cercare di avere il sopravvento sugli altri gruppi, e quindi diciamo che è una contesa al loro interno. E a parte le elezioni regionali che sono imminenti, sicuramente qua si guarda in prospettiva anche al futuro successore del sindaco Sergio Abramo, quindi la competizione nasce da questo, e purtroppo che ne risente la città, perché oggi lo spettacolo in quest'aula è stato veramente vergognoso.